Quando un paziente decide di effettuare un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente, la cosa più importante da spiegare è quello che sarà il risultato finale da un punto di vista estetico, in termini ovviamente di dimensioni del pene. Molte volte quando si parla di impianto di protesi, in generale, come nel caso delle protesi mammarie, si pensa che la protesi possa ingrandire il pene. La cosa fondamentale da far capire al paziente è che la circonferenza del pene rimarrà, a meno di problematiche importanti di fibrosi, rimarrà comunque quella di sempre. La lunghezza sarà quella del pene flaccido stirato, vale a dire il paziente dovrà prendere il suo pene in posizione di flaccidità, in stato di flaccidità, dovrà prendere il glande e tirare il glande. Questa sarà la lunghezza finale in erezione, non di più e non di meno, assolutamente. Se il paziente capisce questo, non ci saranno mai dei fraintendimenti. Se il paziente non viene perfettamente edotto, non viene mostrato al paziente, noi addirittura tiriamo il pene e lo misuriamo di fronte al paziente in modo da fargli vedere esattamente quella che sarà la lunghezza finale. Se il paziente non percepisce questo, probabilmente non avrà le idee chiare e dopo la procedura chirurgica avrà una insoddisfazione che potrebbe compromettere il risultato finale della procedura chirurgica.